Buonasera dallo studio 5 di Milano. Al Giro d'Italia nulla di nuovo dopo la temibile 17esima tappa al Giro. Arrivo solitario del 21enne venezuelano Leonardo Sierra sul traguardo di Aprica. In classifica continua il dominio della maglia rosa Gianni Bugno. Si chiude con un verdetto aperto il campionato di Serie B. Messina e Monza sono chiamate allo spareggio a salvezza che probabilmente si disputerà giovedì a Perugia oppure a Terni. Chi perde retrocede. Ricordiamo le quattro promosse alla Serie A che sono Torino, Pisa, Cagliari e Parma. Tutto deciso per quanto riguarda le promozioni anche nel torneo di Serie C. Modena e Lucchese, le promosse del girone A, Taranto e Salernitana, le due del girone B. Il calcio di Italia 90, siamo agli ultimi giorni di amichevoli per le protagoniste del Mondiale. Torneremo sulla partita degli Azzurri giocata ieri. Da venerdì, ve lo ricordo, si comincia con Argentina-Camerun a San Siro. E vediamo la schedina Totocalcio. Ancona Como 4-0, Avellino Pescara 1-1, Brescia Padova 2-1, Catanzaro Barletta 0-0, Ragusa Campo Neutro Regina Licata 3-2, Messina Cagliari 1-0, Monza Torino 2-0, Pisa Parma 2-2, Reggiana Foggia 2-2, Triestina Cosenza 0-0, Lanerossi Vicenza Prato 3-1, Pontedera Pro Vercelli 6-1, a Cittadella Prosesto Cittadella 1-0. Il montepremi è di poco superiore ai 13 miliardi, queste sono le quote, ai 13 3 676 mila lire, ai 12 231 mila lire. Questa è la classifica della Serie B. Torino, Pisa, Cagliari e Parma, 53, 51, 47, 46, sono le quattro squadre promosse in Serie A. Seguono Ancona con 43, Regina 42, Reggiana 40, Foggia e Pescara 39, Brescia e Padova 37, Avellino e Triestina 35, Cosenza, Barletta, Monza e Messina 34, Licata, Como, Catanzaro 28, 27, 25 punti sono quelle retrocesse in Serie C. Come vi ho detto, Monza e Messina giocheranno lo spareggio probabilmente giovedì a Terni o a Pescara. Sul traguardo di Aprica, arrivo solitario del venezuelano Sierra dopo 100 km di fuga. Gianni Bugno ha superato brillantemente anche l'ultima tappa con le montagne. Vediamo il servizio. Prima vittoria venezuelana al Giro d'Italia per merito del 21enne Leonardo Sierra, professionista da un anno e protagonista di una bellissima azione personale, con una fuga di circa 50 km nella quart'ultima tappa, Moena-Aprica, di 223 km, in cui Gianni Bugno ha confermato il suo assoluto controllo e dominio della corsa. La tappa di oggi, corsa sotto il sole, ad una media piuttosto bassa, è stata caratterizzata dalla fuga di Leonardo Sierra dopo il tonale terzo dei Gran Premi della montagna di oggi. Sierra ha scalato da solo il temibile Mortirolo, in vetta al quale aveva un vantaggio di 1 minuto e 5 su Ghirotto e Volpi, che a loro volta precedevano Perini, Da Silva e Ogge. Bugno era alla guida del gruppo dei migliori. Nella discesa, nonostante una caduta dovuta ad una sbandata, Sierra aumentava il suo vantaggio sugli inseguitori ed affrontava l'ultima ascesa, quella che portava all'Aprica. Sulle rampe finali cedevano Ghirotto e gli altri inseguitori, mentre rinveniva benissimo il francese Eric Boyer. Bugno controllava sempre con sicurezza. Così Leonardo Sierra andava a cogliere il più prestigioso successo della sua breve ma promettentissima carriera e precedeva sull'Aprica Volpi di 52 secondi. Poi a 1.26 arrivava Boyer e a 2.10 il gruppo dei migliori, con Bugno che sprintava per ottenere il quarto posto davanti a Chioccioli e Motté. La classifica generale è ovviamente immutata, con Bugno in maglia rosa con 4.13 su Motté, 6.40 su Giovannetti, 9.37 su Eciave, 10.6 su Chioccioli. Domani terz'ultima tappa Aprica a Gallarate per i velocisti in attesa della cronoscalata di martedì. Si stanno esaurendo le ultime partite amichevoli per le protagoniste di Italia 90. Gli azzurri hanno giocato ieri. Da venerdì il campionato del mondo mette in palio finalmente i due punti, cominciando con Argentina-Camerun. Adesso vediamo il servizio con commenti e interviste sull'ultimo provino della nazionale azzurra di ieri. Alla nazionale in questi ultimi tempi era mancato l'amore. Arezzo glielo ha restituito, facendola di nuovo sentire importante. Forse anche per questo sono venuti i progressi, comunque annunciati da vicini pur con tanti problemi ancora da risolvere. A 6 giorni dall'inizio del Mondiale, vediamo assieme le quotazioni in borsa degli azzurri. Zenga in queste due partite non è stato impegnato, ma sicuramente contenderà a Prodom e Taffarel la palma per il miglior portiere dei mondiali. Una garanzia assoluta.
Bergomi è già in buone condizioni e si avvia a raggiungere la forma migliore. La sua esperienza e la sua serietà saranno utilissime durante il torneo. Maldini deve ancora migliorare, ma si avvia anche lui verso la condizione giusta. Dovrebbe assumersi qualche iniziativa in più, soprattutto in fase d'attacco. De Napoli è al 70% delle sue possibilità, spesso è discusso, ma in fase difensiva il suo apporto è fondamentale. Il gol di ieri potrebbe dargli la giusta carica. Ferri è ancora lontano dal suo standard, dovrà lavorare molto in questi ultimi giorni, però contro di lui gol non riesce a farne nessuno. Baresi è stata la nota lieta dell'ultimo collaudo, preciso sia sulle palle pulite che su quelle sporche. Dove c'è lui, finiscono tutti i problemi. Donadoni è quello forse più in ritardo. In queste ultime due partite ha giocato davvero male. Un problema perché con Baggio in panchina è l'unico giocatore che può farci fare il salto di qualità. Ancelotti è sì e no al 50%. Eppure con lui in campo l'Italia ritrova gli equilibri giusti e permette a Giannini di primeggiare. Vialli sta crescendo. Se la parabola continua costante lo avremo in grande forma ai mondiali. Contro il CAN non è andato quasi mai per terra. Segno davvero positivo. Giannini è stato il migliore in campo ieri sera. Con Ancelotti alle spalle si sente più tranquillo. Può fare un grande mondiale. Carnevale invece non è apparso in grandi condizioni. Deve sveltire la sua azione soprattutto sulle palle alte, dove la nazionale appare davvero carente. Noi è chiaro che mancano 7 giorni, si ufficializza tutto all'ultimo momento, ma questa evidentemente è la squadra che può iniziare, anzi inizierà il mondiale, è una squadra esperta, molto quadrata, forse non velocissima, però strada facendo abbiamo una panchina eccezionale, ci saranno dei ritocchi da fare, delle correzioni, e si vedrà durante il mondiale stesso. Anche perché un mondiale non si vince in 11? No, assolutamente, non si vince in 11 e si gioca quasi sempre in 13. Domani mattina gli azzurri lasceranno Coverciano per raggiungere Marino, dove rimarranno per tutto il mondiale. Troveranno a riceverli Sofia Loren e l'affetto della cittadina laziale, già abbondantemente vestita a festa. Tante amichevoli, che poi sono le ultime prima del mondiale, da cui trarre comunque scarse indicazioni. Gran primo tempo degli Stati Uniti in Svizzera, con Rocca e Eichelsberger osservatori interessati, ma non è stato sufficiente agli americani ad evitare la sconfitta. 2-1 il risultato finale, con la rete del vantaggio colta da Murray, il cui sinistro non dà scampo a Walker. Ripresa volitiva degli elvetici, ma approssimazione difensiva statunitense, con 2 gol frutto di altrettante ingenuità. Dopo la rete di Schepul, è Knupp a battere Meola sul palo da non lasciare incustodito. Senza storie il match tra Belgio e Messico. 3-0 con gol di testa di De Gries che si ripete sempre nel primo tempo dopo un'azione belga assai prolungata. La sua sforbiciata sorprende la Rios. Poi è Schifo, tornato finalmente a buoni livelli, ad iniziare l'azione che porta ad un cross sul quale il più lesto è Versavelli. Un retropassaggio errato di Paul Gascoigne mette in azione Ergal, centravanti tunisino che batte al volo e supera in pallonetto Peter Shilton, portiere dell'Inghilterra. Sarà poi Bull, al 90esimo, a riequilibrare il risultato con un colpo di testa sul servizio di Barnes. Indecifrabile la Colombia vista a Budapest, distratta in difesa approssimativa ovunque. Perea, centrale disattento, fornisce a Bognar la palla del vantaggio ungherese. Sempre Bognar è protagonista, serve Kovacs che di testa raddoppia. Valderrama è pronto ad assistere Rincon che salva appena la faccia ai suoi battendo di precisione Gaspar. Infine Kovacs, con la difesa colombiana imbambolata più che mai, porta il punteggio sul definitivo 3-1. Hanno avuto un bel da fare le forze dell'ordine per tenere a bada le centinaia di tifosi tedeschi che ieri sera a Caldaro hanno accolto la nazionale di Franz Beckenbauer. Per il Kaiser e i suoi 22 guerrieri, una banda in costume e un discorso ufficiale di benvenuto. A 2 passi dal lago, con un tempo che i tedeschi hanno subito definito Kaiserwetter, cioè favoloso, Kaiser Franz ha potuto iniziare stamane il programma di rifinitura, che prevede di qui all'8 giugno 2 sedute di preparazione al giorno. Tutti gli atleti paiono al meglio della condizione, a parte un piccolo acciacco di Bain. Il CT è contento di quanto emerso dalle ultime amichevoli. Certo, non si può parlare di perfezione. Perplessità, ad esempio, suscita la difesa,
che ha bisogno di un'ulteriore copertura. Si pensa al reinserimento di Berthold. Anche se Klinsmann incontra qualche difficoltà, l'attacco invece gira bene, grazie all'ottima forma di Füller. Negli ultimi due anni non ha avuto un infortunio grave, ho fatto sempre allenamento, ho fatto quasi tutte le partite anche per la Roma, e questo per qualsiasi giocatore questa è una cosa molto importante. Proprio a due passi dal ritiro tedesco è passato quest'oggi il Giro d'Italia, che ha distratto un bel po' di folla. Ciononostante erano alcune migliaia a godersi la partitella in famiglia della Germania. Nel pomeriggio Beckenbauer è volato a Zagabria per assistere a Jugoslavia-Olanda. Sarà di ritorno già questa notte e forse già con in testa la formazione anti-Jugoslavia.